Sì, questo è tutto cibo in teoria asiatico. Ah, sono curiosa, lo ammetto, sono un po' curiosa di scoprire che cosa ci riserva questo. Buongiorno mondo, io sono Caterina e benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi tutti insieme riuniti a guardare questo video perché andrò ad assaggiare cibo asiatico. Sono andata in Abruzzo dai nonni di Andrea e ho visto questo negozietto di cibo asiatico. E chi sono io per non comprare tutto quello che vedo? Nessuno. Siete un po' curiosi, cioè io sì. Troppo, troppo curiosa. Ho preso praticamente solo cose dolci, poi ho visto delle patatine e ho detto, vabbè, dai, una cosa salata possiamo anche comprarla, no? Ciancio alle bande, bando alle ciance, iniziamo a mangiare. Allora, nel caso ci venisse sete, ma quello succederà più avanti, ho comprato anche questa bevanda blu che si chiama Mogu Mogu. Poi c'è anche questo qua alla fragola che è già mezzo bevuto perché quando ho comprato tutto quanto Andrea stava morendo di sete e l'ha assaggiato. Queste saranno le nostre bevande. Onestamente non so da cosa iniziare, quindi chiudiamo gli occhi, facciamo tipo così, ditemi stop, quando mi dite stop mi stoppo, l'avete detto? Ok, sto per stopparmi. Cos'è? Abbiamo qua il Bubble Milk Tea Mochi. Spero non sia niente da cucinare. Dovete sapere che non ho mai mangiato in tutta la mia vita i mochi, anche se è una cosa che la gente mangia spesso, ma io non so neanche la consistenza, il sapore, niente di niente. Quindi ho visto questo e ho detto, vabbè, proviamoli. No, non sono da cucinare, ci sono dentro tanti mini mochi. Quindi sto veramente per assaggiare i mochi. Sto per assaggiare per la prima volta in tutta la mia vita i mochi. Questo è come dovrebbero essere. E adesso confrontiamo la situation. Ma è buona sta roba qua. Cos'è? Non ha un buon odore. Non mi piace. Credo che le mie espressioni parlavano da sole, io gli do un bel 0 su 10. Visto che ho un gusto orribile in bocca, direi di assaggiare questo qua alla fragola, che forse avrei dovuto mettere in frigorifero, vabbè. Buono! Sa tipo di polaretto alla fragola. Buono! Decisamente è servito a togliermi il gusto di quei mochi tremendi dalla mia bocca. Continua a far cadere tutto, io comunque questo qua. Saprà di pesce sta roba qua? C'è scritto I love pukuta. Cos'è un pukuta? Sarà questo pesce qua? Apriamo! Fatemi sapere nei commenti se voi avete già provato tutte queste cosine qua, perché per me è la prima volta e sono super super curiosa. Quanto è carino! È un po'... Continua a fare danni. Buono, non è il cioccolato più buono di questo pianeta Terra. Sembra tipo i, come si chiamano? Lo hacker? 7,5 su 10. Ma anche questi sono mochi? Non c'è scritto mochi, ma l'aspetto è quello. Va bene, assaggiamo questa roba qua. Questo è alla torta di, come si chiamano? Fragole. Questa è la torta di fragole. Ma perché fanno il pezzo di difficile da aprire? Perché volete farmi arrabbiare? Sono tutte mini confezioni. Sono delle tortine di frutta. No, ma ragazzi, io sudo per aprire queste cose asiatiche. Ma perché fate questo? Ah! Ha un odore terribile! Non mi ispira per niente. C'è una faccina! La vedete? Assaggiamo. Ah! Non mi piace. 1 su 10. Dopo tutto questo dolce, direi di assaggiare il salato. Patatine, questo gambero in tempura. Io non mangio il sushi e quindi penso che questo sia il gambero in tempura. C'è scritto tempura, c'è un gambero, gambero in tempura, no? Ah! Questo è l'interno. Andiamo all'assaggio. Questa è la patatonzola. Non gli avrei dato un centesimo a questa roba qua. Non sa troppo di pesce.
Approvato. 8 su 10. Direi di passare alla seconda bibita di questa giornata. Ok, chimichissimo l'odore, chimichissimo. Vabbè, molto chimico questo odore. Allora, non è cattivo. Quello alla fragola è molto più buono. Questo qua ha un odore talmente falso che non riesco neanche a capire se sa effettivamente di mirtillo. Però non è cattivo. Cioè, gli darei tipo un 7 su 10, 6 e mezzo su 10. Se devo scegliere, mi bevo la fragola che era 20 volte più buono. Cioè, è molto chimico, ragazzi. Fatemi sapere se voi avete mai bevuto questo Mogu Mogu, perché io l'ho bevuto e vi devo dire che... Ecco. Stiamo giungendo al termine. Abbiamo ancora questo qua, che penso sia simile al pesciolotto di prima. Questi due jelly e i pochi, che saranno tipo i nostri Mikado al matcha. Dovete sapere che nella lista immensa di cose che io non ho mai assaggiato c'è anche tipo il matcha latte. Mai bevuto in tutta la mia vita. Non so proprio cosa aspettarmi da quel drink. C'erano così tanti gusti e io ho dovuto prendere quelli al matcha. Perché no? No, ma io veramente... Perché fanno il packaging così? Che non si apre manco se preghi. Questo è il loro aspetto. L'odore è latte. Assaggio. Simpatico. Ma nulla di eclatante. I Mikado al cioccolato sono molto più buoni. Probabilmente se avessi preso i pochi al cioccolato sarebbero stati molto più buoni anche loro. Questa cosa del matcha latte non è che mi piaccia troppo, eh. Noiosi ragazzi. Non li ricomprerei e non li riassaggerei, ecco. Però non fanno schifo. Questo è già qualcosa. 6 su 10. Direi di lasciare per ultimo la jelly e ora assaggiare questa roba qua. Caplico, questo è un caplico, in teoria è al fragola e cioccolato. Apriamo subitissimo e scopriamolo. Oh wow, un packaging che sono riuscita ad aprire al primo colpo, fantastico. Oh ma che carini, guardate che dolciumi. Io mi aspettavo che fosse tipo una cosa unica come questo pesce. E invece no, sono tanti piccolini. Ho buone speranze, secondo me questa roba qua è favolosa. L'odore è strano, cioè non dà quel senso di fragoloso, però secondo me sono buoni da impazzire questa roba qua. Come cavolo si toglie adesso? Scivolate, non cadete. Stavamo dicendo che lo prendiamo. Questo qui è il suo aspetto. State cadendo. Allora, sono noiosissimi. Non sanno né di fragola né di cioccolato. Hanno un sapore non intenso, cioè capito? Sono buoni, ma non hanno quel sapore che ti travolge tutto il corpo, che senti proprio che ti esplode in bocca. 6 e mezzo su 10. Però devo dire molto molto carini da vedere così. Oh, continuate a cadere. Ultimo ma non per importanza abbiamo questi due jelly, che penso siano una alla mela e l'altra alla fragola. Non ne ho idea, ho appena inventato i gusti, ma dai colori io direi che questi qua sono i loro sapori. Se non è così mi spiace, ho detto una grande bugia. Direi di assaggiare quello verde, perché quello rosa non so, mi è sembrato di mangiare solo cose alla fragola. Proviamo questo qua verde, che non so cosa sia, penso mela ma sicuramente non è fragola. Apriamo qua. Che è sta roba? Cielo. Devo fare come nei video che fanno. Non so. Come devo fare? Iniziamo così. È una gelatina normalissima. Non so dirvi che sapore aveva, perché veramente non riuscivo a capire. Sì, devo dare un voto, cioè devo pure dare un voto, è una gelatina ragazzi, 5 su 10, niente di... Wow! Però è divertente, è simpatico, avevo solo paura di strozzarmi quindi ho evitato, però è simpatico, quindi direi 5 su 10 per la simpatia, però non ho capito che gusto fosse.
E niente, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, se non è così lasciatelo lo stesso perché tanto non vi costa niente e rende felice questa ragazza, me. Fatemi sapere nei commenti se voi avete mai mangiato alcune di queste cose, probabilmente sì, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa... State cadendo di nuovo, questo video è un casino. Dicevo, scrivetemi nei commenti le cose che avete già mangiato o bevuto, perché secondo me tanti di voi hanno già assaggiato il Mogu Mogu e io per esempio era la prima volta, quindi se avete mai assaggiato qualcosina, scrivetemi cosa qua sotto nei commenti. Se siete arrivati fino alla fine di questo video e state ascoltando queste bellissime parole, mi raccomando fatemelo sapere scrivendo la parola... Pucuta. Se non sapete come si scrive così. Pucuta. Quindi, se siete arrivati fino a qua, mi raccomando, fatemelo sapere con pucuta. Dopo andrò a cercare che cavolo vuol dire pucuta, perché spero vivamente che voglia dire pesce, perché se non vuol dire pesce sono sconvolta. Io vi mando tanti 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 bacioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, amori!